della natura della carne, in particolare del lupo, che era praticamente scomparso per un centinaio d'anni da questi luoghi ed è recentemente ritornato. E è presente però nella cultura popolare da sempre, e come figura iconica della vita nei boschi. E ora ne vogliamo parlare in compagnia di Nicola Bressi, zoologo naturalista del Museo di Storia Naturale, Museo Civico di Storia Naturale di Trieste. Benvenuto. Grazie, ciao Nicola. Grazie, grazie per l'invito. Allora, intanto, quando è ricomparso il lupo in Friuli in generale? I primi dati sono del 2010 per il Friuli Venezia Giulia ed era scomparso l'ultimo lupo catturato ufficialmente, è del 1924, quindi quasi 100 anni di assenza come animale. Si sa quanti esemplari, quanti individui siano presenti attualmente in Friuli Venezia Giulia? Dunque, l'anno si è concluso con un accertamento di 2 coppie sicuramente presenti, e sono quelle più facili perché marcano il territorio. Però la realtà è che il Friuli Venezia Giulia è una regione di passaggio, perché proprio da noi passano lupi balcanici che vanno a ricongiungersi con lupi italici che a loro volta migrano verso i Balcani. Quindi il numero è sicuramente molto più elevato di lupi, oltre le 2 coppie residenti in modo fisso. E passando poi a quello che è la figura del lupo nella mente di tutti, sicuramente la presenza del lupo in Carnia, in Friuli Venezia Giulia, in generale nella storia, ha fatto in modo che si tramandassero leggende, usanze, modi di dire che riguardano questa icona dei boschi, alla fine, questo predatore. Sì, sicuramente. No? Abbiamo fatto un po' delle verifiche noi al Museo di Storia Naturale, abbiamo visto che, andando a vedere delle verifiche linguistiche, in realtà, che non apparterebbero a un museo, il lupo è l'animale che è più presente nella lingua italiana. Non ci sono così tanti modi di dire e frasi idiomatiche con nessun altro animale come ce ne sono per il lupo. Davvero interessante. A questo punto, poi abbiamo anche una vignetta tra l'altro da vedere insieme, però prima vorrei farti leggere, proprio riguardo a questo concetto che hai espresso ora, esiste una filastrocca che racchiude un po' tanti modi. Allora, leggici i vari modi di dire su questo foglio che hai tu lì davanti, perché ce ne sono tantissimi. Ma ce ne sono tanti, potremmo dire che io sono nato in una città di lupi di mare, in una notte da lupi, che perdo il pelo ma non il vizio, come tutti i lupi, che sono lupus in fabula, c'è notte lupi ma tempo da lupi, quando se voglio imbonire la gente faccio lupo pecoraio, vi invito nella trana del lupo, vi dico di mettervi a dente di lupo, di stare attenti alle bocche di lupo, magari posso avere lo sguardo allupato, ho il sogno di andare in un lupanare. Mamma mia, ragazzi. Ce ne sono tantissimi. Mamma mia, fantastico. Pensate quanti modi di dire sono radicati nella nostra cultura, non soltanto in realtà del Friuli Venezia Giulia, perché molti li usiamo in tutta Italia, chiaramente, che riguardano questa figura dei nostri boschi, della vita dei nostri boschi. C'è anche una vignetta del piccolo di Trieste che è sul ritorno dei lupi, vero? Sì, è stata qua. Molto molto carina, perché in contemporanea ai primi dati c'è stata questa vignetta molto molto bella, che fa un po' sorridere, però dà l'idea un po' di quella che è l'immaginario collettivo dei lupi, che oggi è quasi spaccato in due, no? Perché abbiamo chi ci vive nei boschi, nei campi, gli allevatori, i pastori, che hanno un'immagine del lupo, e i cittadini che vanno a camminare la natura dei boschi, che hanno un'immagine del lupo che va a metà tra lupo Alberto e il lupo cattivo delle favole, sì, oscillando a seconda in vari modi. Esatto. Della cultura personale, la di cultura ognuno. Personale di ognuno, perché con tanti anni di assenza si è perso il rapporto che ognuno di noi aveva col lupo, e le leggende in gran parte nascevano per farcelo comprendere meglio, per farcelo vivere meglio. Era un modo di tramandare una cultura del posto, no? Del luogo. Tra l'altro è vero che anticamente c'erano delle ordinanze proprio localmente contro le trappole dei lupi, le cosiddette fosse luparie? Sì, sicuramente. Teniamo presente che quando i romani conquistarono il Friuli Venezia Giulia, quella parte proprio della pianura padana era proprio la silva lupanica, cioè la foresta dei lupi, che i lupi lì erano in pianura diffusi, e per non farli avvicinare ai villaggi venivano scavati delle fosse, queste fosse luparie, e i cittadini per proteggersi ne scavavano talmente tante che a un certo punto si dovette, attorno alla fine del 400, emanare degli editti per regolamentarle, perché cominciavano a caderci le persone di notte, i viandanti, sì, e non i lupi. Cominciava a essere veramente erano più pericolose le fosse, che i lupi stessi. Certo, ovviamente, tanto poi tra l'altro il lupo, sappiamo che il nostro lupo appenninico è abbastanza poco problematico per l'uomo. No, per l'uomo quella volta dobbiamo contestualizzare i fatti. Era pericoloso per l'uomo, perché se tu mandi un bambino vestito di peli di pecora, che dorme con le pecore, che odore di pecora, a pascolare le pecore da solo, chiaramente un po' di pericolo c'è. Anche oggi non dovremmo mai mandare nessuno di piccolo diminuto a camminare da solo nei boschi, ma insomma è una questione, diciamo, di igiene della vita quotidiana di ognuno. Può farsi male a prescindere dalla presenza. Per quanto riguarda l'escursionismo e le normali attività che tutti fanno nei boschi, non c'è assolutamente nulla da temere, anzi io dico sempre che un bosco con il lupo è un bosco sano, perché andando a selezionare animali malati, ad esempio, si trovano meno zecche.
Certo. Quindi molte meno malattie negli animali selvatici, da questo punto di vista. Una storia strana, emblematica forse, è quella che riguarda la presenza del lama sul Carso. Vuoi raccontarcela, perché è curiosa? Sì, c'è stata un'azienda che ha iniziato a fare il lama trekking. Il lama è un animale domestico, può suonare un po' strano, ma in realtà portare sulle Alpi un lama non è così diverso da portare sulle Alpi un coniglio. Sono animali che comunque non sono autoctoni di là, e finché stanno nei loro recinti può andare bene. Il lama è un bonaccione, e come si fanno i trekking a bordo di cammelli, è un camelide, si può fare anche il trekking a bordo di lama. Il problema è che uno di questi lama di questa azienda agricola la sera girava per il paese e andava a brucare tutti quanti i fiori delle aiuole del paese. E quindi sera dopo sera, era lì già da qualche anno, le proteste montarono e questo padrone del lama alla fine si risolse di legare il lama a un albero la notte. La mattina dopo il lama era sbranato. Certo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il lupo in realtà si era da subito accorto della presenza del lama, ma i lupi non vanno ad attaccare un animale così grosso che tira dei calci anche molto pesanti, perché noi pensiamo al lama e lo associamo allo sputo, magari se me l'immaginate, certo. Ma il lama può tirare dei calci seri. Sicuramente. E non appena il lama era diventato inoffensivo, il lupo, che è un animale opportunista, ne ha approfittato immediatamente. L'altro è molto importante questo aspetto, anche quando si pensa al fatto che un gregge debba essere presidiato dai cani pastori abruzzesi, marimani, perché comunque è giusto che sia protetto da questo tipo di, o da recinti elettrici, da quello che è la sì, protezione. La pastorizia col lupo si può fare ancora, va cambiata, ma abbiamo i nostri amici abruzzesi che ce lo insegnano, perché lì il lupo non si è mai estinto. Quindi il metodo abruzzese, cane da pastore, stalla dove ricoverare il gregge, recinto elettrico, meglio ancora presenza del pastore, fanno sì che la zootecnia possa convivere con i lupi. Un'ultima domanda riguarda un altro canide che è arrivato in Italia ormai, anzi si sta diffondendo abbastanza, che è lo sciacallo dorato. Anche in vista della presenza del lupo, quali saranno le interazioni di questa nuova specie che è arrivata in maniera naturale, no? In Italia, tra l'altro. Sì, è arrivata naturalmente dai Balcani e a sua volta aveva raggiunto i Balcani dall'Anatolia, dall'Asia. È una sfida interessante, una sfida molto interessante da studiare, da vedere, perché è una specie di cui si sa molto poco soprattutto come vive da noi, ha quelle che noi chiamiamo nicchie ecologiche, diciamo il mestiere che svolge in natura, e a metà proprio tra il lupo e la volpe. Quindi andare a vedere come andrà a incastonarsi tra questi due animali sarà un po' la sfida dei prossimi studi che faremo. Magari tornerai a trovarci per parlare anche più diffusamente dello sciacallo dorato, che è una nuova specie che fa parte ormai della nostra fauna italiana. Grazie a Nicola Bressi, curatore del Museo di Storia Naturale di Trieste, zoologo, che ci ha accompagnato in questa chiacchierata che riguarda anche, avete visto, l'uomo e la natura, in questo caso l'uomo e il lupo e le dicerie, i modi di dire che riguardano la nostra cultura anche lessicale. Ora torniamo con Sveva. Ci trasferiamo sui Monti Carpazi rumeni, lì dove la convivenza tra allevatori e predatori ha origini ancestrali. Vedremo un documentario di grandissimo impatto, estremamente emozionante. Foreste a perdita d'occhio, rilievi imponenti e paesaggi misteriosi. I Monti Carpazi, in Romania. Una delle ultime regioni selvagge d'Europa. Qui i pastori allevano il bestiame seguendo tradizioni ancestrali. Qualcuno, come Vasili, ha un alleato straordinario, il pastore rumeno dei Carpazi. Più dei morsi terribili del freddo, i pastori e le greggi temono i morsi di uno dei predatori più abili, che da millenni vive come padrone in queste terre. Il lupo. Ed è lui il protagonista del nostro racconto. È mattino, nel cuore dell'inverno e della foresta. Un capo branco, un maschio alfa, viene sfidato da un rivale del suo gruppo. Thank you.
Un vero capo non cede mai volentieri il posto. I rivali hanno la stessa forza. Uno prende il sopravvento. L'altro cerca di resistere. Il capo branco ha sempre vinto. Finora. Per la prima volta indietreggia ammettendo la sconfitta. Lo scontro finisce senza morti né feriti. Potrebbe restare nel branco e vivere da sottomesso. Ma preferisce andare via. Da solo. Senza branco, però, rischia di morire di fame. Deve assolutamente trovare una nuova famiglia con la quale cacciare. Percorre grandi distanze, fino a 100 chilometri al giorno. Abbandona la foresta che l'ha visto nascere. Lungo il cammino si imbatte in un fienile disabitato che segnala la presenza dell'uomo, suo principale predatore. Il lupo cerca sempre di evitare di incontrarlo, ma la fame lo tormenta e deve avanzare. Nelle vaste montagne romene vivono circa 3.000 lupi, la maggior densità d'Europa. Eppure, da quando è partito, non ha trovato traccia dei suoi simili. E soprattutto, niente da cacciare. Soltanto un uccello nero non smette di seguirlo. Il lupo capisce immediatamente la ragione. Nei Carpazi, il corvo è soprannominato lupo del cielo. Questo messaggero alato è un ottimo battitore. Nessuno meglio di lui può individuare una preda e nessuno meglio di un lupo può ucciderla, consentendo ad entrambi di mangiare. L'alleanza potrebbe sembrare strana, ma è stata osservata più volte in diverse parti del mondo. Ovunque ci siano lupi, i corvi non sono mai lontani. Insieme percorrono chilometri, tenendosi sempre d'occhio. Una vista acuta e un udito finissimo. L'uccello è una guida preziosa. I campi coltivati e le praterie prendono il posto delle foreste selvagge. È il regno degli uomini e del bestiame. In questo pascolo ci sono 300 pecore. I due sono pronti alla caccia.
Il corvo ha individuato questa preziosa dispensa e il lupo osserva. Vasili, il pastore, è costretto a far pascolare il gregge all'aperto perché non possiede foraggio sufficiente. Il predatore si posiziona sotto vento. È paziente e individua l'animale più debole. Aspetta che si allontani dagli altri. Ma l'uomo non è solo. 5 cani pastore rumeni dei Carpazi, solidi e possenti, fanno la guardia. È una razza eccezionale, scelta dai pastori per la loro morfologia, simile a quella del lupo. Stesso colore del mantello, stessa forma del muso, aggressività, intelligenza e resistenza. Il cane pastore dei Carpazi è il punto di contatto tra il lupo delle foreste e il cane delle campagne. Quasi fratelli, ma acerrimi rivali. I cani hanno imparato a vivere con le pecore come con una seconda famiglia e sanno individuare i predatori. Non si allontanano mai dal gregge. Anche il lupo riconosce i suoi fratelli. Sa che per arrivare alle pecore dovrà affrontarli. Contro 5 di loro non ha alcuna speranza, ma contro un solo esemplare può avere la meglio. Apparentemente tranquilli, i cani pastore sono noti per non indietreggiare mai davanti ai predatori, a costo della vita. La stagione è ancora lunga e Vasili non può permettersi di perdere questo prezioso alleato. Da pochi giorni sono arrivate 2 nuove reclute. Doina e Aprig sono fratello e sorella e hanno 4 mesi. I pastori si scambiano spesso i cuccioli tra loro per evitare il più possibile la riproduzione fra membri di una stessa famiglia. L'addestramento inizia nell'ovile, dove i piccoli resteranno diversi giorni per familiarizzare con le pecore. All'inizio sembrano incerti e intimoriti. Pian piano diventano più sicuri e audaci. Durante questa scoperta reciproca, cuccioli e pecore adottano comportamenti prudenti. Da entrambe le parti si fa un passo avanti e uno indietro. Poco a poco, le pecore accettano la presenza dei cuccioli.
Fuori, il predatore si aggira attorno alla fattoria in attesa di un'occasione. Vasili si aspetta circa 200 nascite nelle prossime settimane. Una femmina si allontana dal gregge per mettere al mondo il suo primo agnellino. Senza perdere tempo, asciuga l'agnellino, lo annusa creando un legame esclusivo. L'odore del sangue attira il lupo. Il piccolo è una preda facile. Ma c'è un cane a proteggerlo. Resta lì, non si muove. I cani pastore hanno questo comportamento protettivo scritto nel DNA. Il piccolo ottiene la sua prima vittoria. Nascere nel cuore dell'inverno, nella terra dei lupi. È il momento di radunare all'interno del recinto le femmine che non hanno ancora partorito. Come tutte le sere, i cani prendono posizione lungo la staccionata. Il lupo osserva alla ricerca di una falla. Vasili si fida dei suoi aiutanti e li lascia soli perché c'è un'urgenza. Quest'agnello ha perso la madre. Per salvarlo, il pastore deve convincere una femmina ad accogliere il piccolo. Normalmente una pecora non allatta mai un agnello che non sia suo. Il pastore usa un tono di voce rassicurante per calmare la pecora. Scegna l'omoscio, mia luzza. Luzza, l'omoscio. Luzza, 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 luzza.
L'inverno è un momento critico. Anche le lupe mettono al mondo i piccoli in questo periodo e hanno bisogno di prede. Gli attacchi sono più frequenti e i pastori devono vegliare tutte le notti insieme ai cani. Per il momento, il livello di attenzione è alto. Una pecora o un cane uccisi rappresentano una grande perdita. Vasili potrebbe ricorrere al fucile, come si fa altrove. Ma qui, sui Carpazi, molti pastori accettano questa difficile convivenza. Il lupo è una creatura intelligente, che riesce a sopravvivere in un ambiente difficile, proprio come loro. Nella foresta, vicino alla fattoria, il corvo è in perlustrazione. Individua una probabile preda, meno protetta. Un giovane cinghiale maschio si è allontanato dal branco. Esamina l'animale da vicino. È il momento di chiamare il socio. Occasione da non perdere. Il cinghiale, che si gode il suo bagno di fango, sente improvvisamente un odore familiare. Odore di lupo. Nel manuale di sopravvivenza dei cinghiali, lupo significa fuga. Ma il cinghiale presto si rende conto che il nemico è solo. La situazione si ribalta. Non ha la minima intenzione di abbandonare il territorio. Per un lupo, l'impresa è quasi impossibile, ma la fame stimola l'audacia. La pelle spessa del cinghiale lo protegge dai morsi. Mm.
La strategia del lupo è quella di incalzare e stancare la preda. Ma presto non è più chiaro chi sia il cacciatore e chi la preda. Il cinghiale domina la situazione. Non mostra alcun segno di debolezza e non intende cedere. La saggezza e l'istinto di sopravvivenza obbligano il lupo a desistere. L'ululato raggiunge la fattoria di Vasili. È un grido di sconfitta. Cacciare senza branco costringe il lupo a ridimensionare le sue ambizioni. L'uccello deve localizzare prede meno combattive. Eccone di più abbordabili. Senza aiuto, il corvo non può uccidere neppure un piccolo coniglio. Ce n'è uno nascosto proprio qui. L'uccello chiama il compagno. Il lupo, a digiuno da quasi una settimana, fa appello alle sue ultime energie. La preda non ha alcuna speranza. Il corvo attende paziente. Finalmente. La tattica ha dato i suoi frutti.
L'altro coniglio riesce a fuggire. Deve nascondersi e restare immobile. Può fare affidamento soltanto sul suo istinto di sopravvivenza. I conigli sono curiosi e si avventurano spesso lontano dalla tana. Il superstite trova una nuova casa. Nel corso dell'evoluzione, la minaccia costante dei lupi ha sublimato la capacità di adattamento delle pecore. Questo neonato, ad esempio, impiega solo pochi minuti ad alzarsi per seguire il gregge. Fin dalla nascita, vive in stato di allerta permanente. L'istinto spinge il gregge a spostarsi in continuazione. Gli animali non brucano mai l'erba fino alle radici e ciò permette ai germogli di continuare a crescere. I pastori lo hanno osservato e hanno capito che è un buon motivo per tollerare la presenza del lupo. Tra i cuccioli e gli agnelli, ormai esiste un rapporto di reciproca fiducia. Diverse settimane di adattamento hanno permesso a Doina e Aprig di essere accettati dal gregge. Il loro spirito di indipendenza e il carattere deciso stanno diventando sempre più evidenti. Cominciano a provare il desiderio di raggiungere i grandi. Sono attratti dal mondo esterno. Via, si parte alla scoperta. Devono imparare in fretta a risparmiare le energie durante il giorno per poter stare svegli di notte. Gli adulti tengono d'occhio i nuovi arrivati. Fra poco anche loro faranno parte della muta, ma per adesso sono guardati con diffidenza.
I cuccioli si allontanano, addentrandosi nella foresta. Senza rendersene conto, superano un confine, quello del mondo selvaggio. Sono ancora molto giovani per capire il pericolo che corrono. Qui sono prede. Il lupo li avvista. È un'opportunità da non perdere. I cuccioli fiutano uno strano odore. Poi una visione li spaventa. Fuggono via terrorizzati. Ecco l'ovile. Lì saranno al sicuro. Il lupo rimane ai margini della foresta. I cani adulti sono troppo vicini per spingersi oltre. Ma il lupo ha comunque individuato due nuove possibili prede. Durante la notte, né i cani né Vasili riescono a chiudere occhio. All'alba bisogna nutrire le madri e i piccoli prima di tornare al pascolo. Le pecore si dirigono verso i monti in cerca di erba. I cani non sono addestrati a radunare o a guidare il gregge, ma soltanto a difenderlo in caso di bisogno. Thank you.
Il gruppo si trova vicino al bosco, lontano dalla fattoria. Per il lupo è un'occasione da non perdere. Il mondo dell'uomo, con i suoi odori, aumenta la diffidenza del predatore. Segue il fiuto. I cuccioli sono nascosti qui. Doina e Aprig riconoscono il suo odore e restano prudentemente in silenzio. Non ci sono dubbi. Le prede si trovano qui. L'ovile è il territorio dei cuccioli, che iniziano ad abbaiare. Il lupo sembra sorpreso. La prudenza lo spinge ad allontanarsi immediatamente. I cani adulti accorrono in soccorso. I cuccioli hanno agito bene. Il loro istinto non li ha traditi. Gli attacchi al gregge fanno parte della vita quotidiana di Vasili. Senza l'aiuto prezioso dei cani, probabilmente gli uomini avrebbero eliminato il lupo dalla Romania. Accettando la sua presenza, invece, i pastori dei Carpazi hanno permesso al predatore di continuare a svolgere il suo ruolo essenziale di regolatore della selvaggina. Senza di lui, caprioli e cinghiali si sarebbero diffusi ovunque. Pastori e cani sono riusciti a creare un mondo in cui la natura e le attività umane riescono a convivere. Questa sera, Vasili lascia le pecore al sicuro con i cani e si spinge nella foresta. Sa che l'animale è vicino e che può avvertire la sua presenza. I due predatori, uomo e lupo, continuano a temersi e a rispettarsi a vicenda, così come avviene da migliaia di anni.
Il lupo segue la sua strada. I giorni passano, segnati da piccole cacce, da notti solitarie, da qualche odore familiare lontano, da qualche richiamo soffocato dalla foresta. Femmina, solitaria come lui. Forse formeranno una coppia e un nuovo branco che abiterà qui, dove la natura e l'uomo riescono a convivere, nei Carpazi romeni.